La tua associazione? La mia, sì, l'associazione sportiva. Presidente che è tu? Sì. La palestra sempre. Allora, la palestra, quella che c'avevo, l'ho data, ce l'ha in gestione il comune di Spoleto, dove attualmente c'è la box Spoleto. Io mi alleno presso il club La Sfida, dove sta Valentino Giacomelli, e la preparazione atletica la sto curando presso la palestra Unic. Sì, Madonna di Luca, la conoscono tutti quanti. Sarà molto... Bravissimo. La difficoltà maggiore che incontri è 69 kg e 500. 6,9 e 500. Il limite di 69. Ma chi è come nella box, categoria di peso. Ah, abbiamo anche Maria Luisa che è arrivata adesso, se puoi venire un attimo. Emilia Tedesco. Emilia Tedesco, vicepresidente. Ciao Walter. La signorina che si è appena seduta è Maria Luisa Celesti, che è addetta marketing, è una, la ragazza che mi sta dando una mano sotto il punto di vista organizzativo dell'evento. Mi ha fatto anche da hostess, quindi... Tornando alla domanda che mi avevi fatto, la cosa è molto faticosa è rientrare nel peso. Sinceramente ho fatto veramente un gran lavoro perché ho perso 7 kg. No, sto a 71 kg, a 2 mesi dal match a 71 kg è una cosa molto buona perché ho tutto il tempo per raggiungere il peso effettivo, diciamo. Mi è capitato di fare un match che la settimana prima ancora stavo 2 kg sopra, quindi è stato un gran lavoro. Il discorso dell'esperienza qui mi ha aiutato perché ho fatto un tipo di allenamento diverso dalle altre volte. E ho visto che prendendo comunque le cose gradualmente gli errori precedenti poi non li fai più, no? E quindi a livello fisico non voglio sembrare assolutamente presuntuoso, però mi sento meglio adesso che quando avevo 30 anni come allenamento. Poi certo tutto da vedere, perché lui sicuramente non è che il ragazzo dei 22 anni, dovrò cercare di tagliare corto, non me la posso giocare sul fiato, sull'allungo, perché a 22 anni a livello di fiato sappiamo tutti è una cosa anche genetica, nonostante che uno magari no, si tiene bene, però 22 anni su 22 anni, quindi cercherò di chiudere il match prima del limite, questo è il mio obiettivo, sto lavorando con questo, con i miei sparring, colpi da KO, montanti e fegato, low kick, tutti i colpi tecnici per poter chiudere. Pietro, vuoi di qualcosa te? Passerei. Ti sei raccontato, io avrei voluto chiedere gli obiettivi che avevo, ormai eri ripartito con questa idea di fare un match così importante che ti fa onore, che comunque sia da lei, da parte Spoletino, che comunque riporti ancora una volta la nostra città a una importante manifestazione del continentale come questa. Quindi, però hai già risposto più o meno all'obiettivo dicendo anche che questo sarà anche l'ultimo. Sì, probabilmente sì. Tu mi hai anche risposto. Io penso che fare in Puglia, capisco le motivazioni, condivido, nel senso che comunque quello fatto altrimenti in Umbria è giusto che tu abbia la possibilità comunque di esprimerti. No, quello della televisione. Se David, Ricca, mi chiami il proprietario, David, quello alto. Per il microfono per qualcosa. Fatto, no? Con lui però. Spostati qua a destra. Sì, infatti questo voglio che sia chiaro nei confronti. Non è un discorso di snobbare Spoleto, lo faccio per un motivo proprio per proprio. Ah. Sì, sì. Mo appena facciamo un attimo, prendiamo un attimo il microfono. Sì. O il microfono, abbassano un attimo il tono di sotto, se no rimane complicato per. Vicecomandante, sì. In rappresentanza del Dipartimento della Polizia dell'Amministrazione Penitenziaria, dottor Commissario Cuomo, che vorrei dicesse due parole sulla mia domanda. Io è straordinario, non riesce a conciliare
un servizio con questa disciplina, che è una disciplina che costa sacrificio, e comiamo su tutti i punti. Io vi auguro veramente che riesca in questo incontro a coronare questo sogno. Questo sogno di una persona che prima a 42 anni riesce ancora a questa forza, questa energia. Avere questa energia. Colgo l'occasione per ringraziare anche l'amministrazione penitenziaria, il comandante Marco Persigilli, il vicecomandante Ciro Cuomo e il direttore Luca Sardella, che mi danno la possibilità di allenarmi per affrontare un match di questo livello, concedendomi quello che è nelle loro possibilità. Passerei la parola a Sergio. Io soltanto per dire qual è stata la situazione. Io sono amministratore delegato di Energita, che è l'energia nuova delle energie rinnovabili in tutto il territorio nazionale, e quindi ci è sembrato naturale, coniugando sia le energie, non diamo ginocchiate, non è questo, però coniugando sia le energie, ma soprattutto le rinnovabili, perché per lui significa rinnovare il campionato, il record, diciamo. Sembrava naturale dare un sostegno a Mirko. Questo è quello che ufficialmente dico, ma quello che è reale è perché, al di là della mia, del mio ruolo nell'ambito di Energy Italy, Mirko è un amico e soprattutto uno spoletino. Quindi mi sembrava opportuno che Energy Italy, anche se opera magari al di fuori, più al di fuori dell'Umbria, però desse una mano, un sostegno in questo momento a un ragazzo che lo merita, soprattutto allo stadio, quindi bocca al lupo. E grazie del sostegno, sia morale che pratico. Colgo l'occasione per dire quest'altra cosa: il fatto che io combatto a Foggia non preclude un discorso di immagine per un eventuale sponsor, anche perché essendoci la televisione che comunque manderà in onda il match, stiamo valutando se la diretta o due giorni dopo per motivi puramente tecnici. Quindi un eventuale sponsor, un eventuale appoggio a livello di sponsorizzazione avrà la massima visibilità in Umbria, anche se il match verrà fatto a Foggia. Quindi questo è importante, che se ci fossero aziende disposte, no, ad appoggiare. No, ecco Stefano Mezzanotte, adesso questo entriamo nel tecnico, parla pure tu Stefano. No, daremo il massimo risalto agli sponsor che appoggeranno questa nuova avventura. È importante anche perché si combatte a Foggia, dice sono spoletino, perché sponsorizzare un evento che viene fatto a Foggia? Perché c'è tutto comunque un discorso dietro. Una quarantina. Sì, abbiamo visto come incremento che all'interno della palestra siamo più noi del boxing che il pugilato. Ringrazio anche Valentino Giacomelli, che doveva venire, non lo vedo. Stava già cassando. Che gestisce comunque il club La Sfida, club dove mi alleno. Lui è Alessandra Almon, che è la sua compagna, che è presidente dell'associazione. È un doveroso ringraziamento. Va bene, Crepi, io invito tutti adesso, ragazzi, oltre al discorso del buffet dell'aperitivo, di visionare un attimo anche, ci sono gli schermi, di visionare questo documentario che secondo me rende l'idea dello sforzo fatto quotidianamente. Grazie di nuovo a tutti per essere intervenuti.